Davanti a me c'è Massimo Rosso, che è il nuovo responsabile IT della RAI. Da quanti mesi? Da neanche un mese, sì, un mese, più o meno un mese, insomma, ho avuto la nomina intorno all'8 e 10 di maggio. Questa esperienza è un'esperienza che ti galvanizza, che ti dà grandi responsabilità? Ma veramente ancora non ho avuto la possibilità di razionalizzarla questa cosa, nel senso che in RAI è nato un processo di trasformazione molto veloce, c'è un piano, un incentivo all'esodo che sta riguardando moltissime persone anche a livelli apicali, questa cosa ha riguardato anche il mio ex direttore Giuseppe Biassoni, quindi in un tempo molto rapido siamo passati sia dal gestire la transizione verso l'esterno dell'ex direttore, sia l'insediamento del nuovo responsabile che sono io, che appunto è venuto circa un mese fa. Quindi dico la verità, stiamo attraversando un periodo di turbolenza dove ancora non ho avuto la possibilità di fare mia, di razionalizzare fino in fondo questa nuova situazione. Nello stesso tempo però siamo anche molto operativi perché l'azienda intorno sta cambiando molto rapidamente e quindi sta condizionando in maniera molto forte quello che è il ruolo e l'apporto che la direzione ICT sta portando e soprattutto porterà nei prossimi mesi. Del resto è un periodo di turbolenza in un contesto di turbolenza, Totalmente turbolento, per assolutamente. cui credo che sia un po' difficile pensare che la RAI possa essere un'isola felice quando comunque è anche simbolo dello Stato italiano e quindi dello status che viviamo. Sì, è figlio di una crisi che chiaramente ha riguardato tutti, quindi ha riguardato anche l'azienda. La crisi in questa azienda è duplice, perché sia di tipo di mercato, nel senso che chiaramente ha colpito duramente il mondo della pubblicità e i numeri lo attestano, ormai sono anni dove abbiamo chiaramente una diminuzione sul fronte pubblicitario a due cifre e finalmente quest'anno si spera di andare almeno a bloccare questa caduta libera. Dall'altra parte la situazione sul canone è risaputa, esiste un'evasione importante, alta in Italia, che quindi non garantisce anche quel tipo di entrata, e nello stesso tempo l'azienda deve attuare questo processo di trasformazione radicale, deve recuperare sul fronte del gap tecnologico dove negli ultimi anni chiaramente si è fatta superare da altre aziende, come dicevi tu, in un contesto completamente fluido, direi quasi liquido, dove il broadcaster deve diventare inevitabilmente una media company, non può più rimanere arroccato in una posizione da anni 50, e quindi anche il nostro prodotto, l'offerta, la relazione con i nostri utenti user, clienti, come li vogliamo chiamare, sta radicalmente cambiando e qui l'apporto della tecnologia può fare sicuramente la differenza. Quindi può essere quello che tu auspichi da tempo, cioè che l'IT deve essere il motore della trasformazione. Ma probabilmente la vera rivoluzione non è tanto la digitalizzazione. Noi leggiamo quotidianamente oggi, una società mi ha contattato perché mi vuole venire a parlare della digitalizzazione, c'è cioè un responsabile di IT, è abbastanza strano, no? Cioè sembra che lo slogan sia digitalizzare. In realtà chi lavora nel mondo dell'information technology digitalizza almeno dagli anni 50, dagli anni 60, la RAI si è dotata del primo centro lavorativo dati negli anni 60 a Torino. E forse ha avuto uno dei primi mainframe in Italia. Quindi il tema non è la digitalizzazione, il tema è la convergenza. Stranamente si parla di più di digitalizzazione. La convergenza in un settore radiotelevisivo sta attuando una trasformazione, sta inducendo una trasformazione radicale, perché quelli che prima erano comparti molto diversi, il mondo dell'IT, il mondo dell'ingegneria televisiva, il mondo dell'ingegneria radiofonica, il mondo di internet, solo per citarne alcuni, oggi vanno a convergere, tutti realizziamo di fatto sistemi IT, non esistono bit di colori diversi, quindi il bit dell'IT è lo stesso del bit della produzione, è lo stesso del. Quindi questa convergenza sta portando da una parte a creare nuove grandi opportunità, grandi trasformazioni, è chiaro che l'azienda sta cambiando perché la relazione, il rapporto tra queste realtà inevitabilmente è profondamente diverso. Una volta sulla nostra RTP passavano magari le fatture, passavano le email, oggi passano i contributi audiovisivi. La rete di contribuzione della RAI, che prima si basava su protocolli punto a punto, no SDH, oggi sta diventando una rete di tipo IP, di tipo contributivo.
nel momento in cui un nostro giornalista fa un'attività di editing e quindi usa un sistema per scrivere il pezzo giornalistico, contestualmente vede immagini, magari contribuisce, no, al montaggio delle stesse e via dicendo. Quindi questi mondi si vanno a compenetrare e il ruolo, la presenza di VT diventa assolutamente fluida, presente in tutti i comparti dell'azienda. Quindi magari alle 9 del mattino parli col CFO, 2 ore dopo parli con un direttore di rete, però poi ti devi rapportare magari con chi sviluppa un'attività più di supporto all'attività di dipendenti in una logica appunto di user communication collaboration, e poi devi passare a ragionare sull'archiviazione sostitutiva. È il mondo ormai che diventa digitale e quindi convergente.